GF VIP 7, Marco Bellavia difende Nikita, critica gli altri concorrenti, persone viscide. L'atteggiamento avuto da alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP 7 continua a essere al centro del clamore mediatico. Su Instagram, l'ex geffino Marco Bellavia ha espresso la sua opinione su quanto accaduto durante la sorpresa ricevuta da Nikita Pelizzon. Quest'ultima, infatti, è stata protagonista di un momento di commovente, poiché ha avuto modo di vedere i suoi genitori. I coinquilini, però, non hanno mostrato entusiasmo né empatia nei confronti di Nikita. Bellavia ha sostenuto che tutti i vipponi presenti in casa, tranne Milena Miconi, siano persone viscide e poco sportive. Durante la semifinale del Grande Fratello VIP 7, Nikita ha ricevuto una sorpresa dai genitori. Nonostante abbia sempre detto di avere un rapporto conflittuale con loro. Uscita dalla stanza Superlead. La modella triestina ha trovato solamente Milena Miconi ad abbracciarla. Inoltre alcuni vipponi si sono alzati dal divano per andare a mangiare. Dimostrando di non essere interessati al blocco di Nikita. Su Instagram, Marco Bellavia ha spezzato una lancia a favore della concorrente e ha criticato i vipponi per il gesto commesso, questo è servito a capire che persone, tranne Milena, squallide, viscide e vergognose erano sedute a quel divano. Stando al giudizio dell'ex concorrente, la scena vista in televisione sarebbe stata pessima. Inoltre ha sostenuto che i finalisti del Grande Fratello VIP 7, Oriana, Jaele, Nicole Tavassi, non conoscono la parola sportività. Infine il diretto interessato si è augurato che Nikita Pelizzon vinca il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata del Dai Team di mercoledì 29 marzo, gli autori hanno chiesto in confessionale a Milena Miconi cosa pensasse di quanto accaduto durante la sorpresa di Nikita. L'attrice romana senza peli sulla lingua ha preso le difese della modella e ha criticato l'atteggiamento dei coinquilini, non hanno condiviso un momento che poteva essere bello. Nel frattempo, non tutti credono che Nikita Pelizzon sia stata sincera sul rapporto con i suoi genitori. Al Grande Fratello VIP 7 è detto di avere un rapporto conflittuale con entrambi. Per questo motivo quando ha ricevuto la lettera si è emozionata. Su Twitter, però, sta circolando un video riguardante la partecipazione di Nikita a Pechino Express, a maggio 2022. La modella aveva ricevuto una lettera dalla mamma e dal papà in cui entrambi si complimentavano per il percorso della figlia, dicendosi fieri di lei.